Flavio, posso chiederti? Dimmi, dimmi, Rosanna. Prendo spunto da quello che hai detto, che sei in vacanza. Anch'io sono stata tempo fa in vacanza e trovavo importante essere vacante. Come si fa a essere vacanti pure quando non si è in vacanza? Beh, ma il segreto è sempre quello della presenza mentale, non è che ci sia un altro trucco. Io insisto che veniate a fare un ritiro, perché con il ritiro ci sono 10 giorni in cui voi potete sentire il gusto della presenza mentale, farvelo piacere e dopodiché cominciare a praticarlo su base quotidiana. E questo è quello che cambia non solo la vita quando si è in vacanza, ma anche la vita quando si è nel tran tran quotidiano, quando si lavora, quando si studia, quando si è immersi nell'attività frenetica o non frenetica, o comunque quando si è attivi nel proprio lavoro. La presenza mentale non è il trucco, ma è come si dice? È la soluzione per tantissimi problemi. Però non è una pillola, è qualcosa che possiamo attivare solo facendo uno sforzo cosciente, deliberato. Ed è per questo che non è così diffusa. Anzi, in tutti questi anni io mi sono sempre chiesto come mai, per esempio, nei corsi che tengono i maestri orientali, non si faccia tanto esercizio di mindfulness, no? Loro attaccano subito con la concentrazione, ma perché nei loro paesi è già assodato che tutti praticano questa cosa che noi chiamiamo mindfulness fin da quando sono bambini. Lo imparano attraverso i neuroni a specchio dai genitori ad essere attenti, ad essere presenti a quello che fanno, a praticare quella che in pali si chiama sati. E quindi per un maestro birmano sembra inutile insegnare che cosa è sati, presume che lo sappiamo già, non sa quanto siamo distratti noi occidentali. La mia maestra, Madre Sayama, venendo in Occidente, cambiò percorso, la struttura del ritiro di 10 giorni, portando i giorni di concentrazione da 3 a 5 proprio per ovviare a questo inconveniente che lei sentiva, gli occidentali erano distratti e non c'era verso. Ogni volta che faceva un check-in e chiedeva agli studenti come va, tutti dicevano thinking, thinking, thinking. E questo è, cioè, sembra che noi non ci sia qualche credenza che ci impedisce di capire che possiamo fermare questo thinking, 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 questo overthinking, come lo chiamano gli inglesi. E il metodo è portare l'attenzione sui satipatthana. È tutta qui il segreto della pratica della Vipassana. Però se noi non creiamo questa base di consapevolezza, di attenzione cosciente, che poi possiamo trasportare paro paro nella vita di tutti i giorni, anche quando usciamo dai ritiri di meditazione. E possiamo continuare anche 10 giorni. Qua il maestro chiede come va. Ah, thinking, 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 thinking. Ah, allora va qua, come si dice. Tanto è lo stesso, inutile che stai qui a perdere tempo. Io penso che ci sia questa. È culturale. Noi, nella nostra civiltà moderna, in tempi moderni, abbiamo valorizzato molto la distrazione. Valorizzando la distrazione, noi non pensiamo che sia un valore essere attenti, essere concentrati, essere su quello che si fa. Noi consideriamo figo essere svagati, con la testa con la testa nelle nuvole. Non è affatto figo, è proprio da nesci, che più nesci non si può. Cioè, secondo me c'è proprio
oltre che un'abitudine diversa da prendere, c'è una convinzione da lasciare andare, che essere distratti faccia figo. No, fa nescio, non fa figo. Quindi, però spesso è un duro lavoro. Le persone, anche venendo nei ritiri, anche quando parlano con me, dicono, come va? Io penso. Perché penso, quindi sono. Cioè, è culturale. È normale dire che pensano, capisci? Pensa come Cartesio, penso, quindi sono. No, non è normale. Questo è un indotto, è come se avessimo tutti preso l'abitudine ad essere disattenti. Anche nel linguaggio corrente, noi abbiamo valorizzato delle parole e abbiamo dei modi di dire che rafforzano questa convinzione. Quante volte avete detto o avete sentito dire ho bisogno di distrarmi? In realtà avete bisogno di tutto tranne che di distrarvi. Però tutti dicono, ah no, ma io ho bisogno di distrarmi. No, hai bisogno di stare attento, non hai bisogno di distrarti. Ogni attimo che tu perdi nella distrazione è un momento della tua vita che consegni alla morte. Seneca, che non era dei nostri tempi, però era delle nostre latitudini, lo sapeva. Poi è subentrata questa cosa. Quindi noi siamo. La parola, per esempio, divertimento, che è un sinonimo di distrazione, è diventato positivo. Ah, che bello, è un divertimento. No, non è che bello. Un divertimento, quindi, è scali una marcia e ti metti in folle. In folle non vai da nessuna parte. Quindi, questo è un po' uno degli ostacoli che le persone incontrano già al ritiro di meditazione. Io non so se riusciremo, noi cerchiamo sempre di trovare il modo per arrivare a convogliare questo concetto, ma il concetto non è sufficiente. È importante che la persona abbia la possibilità di fare l'esperienza di una vita attenta, dopodiché si rende conto che una vita attenta è molto più gratificante di una vita distratta. Se qualcuno ha un Dhammapada in casa, può leggersi il capitolo che si chiama, dipende da come è stato tradotto. C'è un intero capitolo dedicato all'appamada, ossia all'attenzione cosciente. E con quel capitolo che comincia, mi pare, adesso io vado a memoria. L'attenzione è la via dell'immortalità, la disattenzione è la via della morte. Le persone attente non muoiono, quelle disattente sono già come morte. E poi continua dicendo che i saggi si dilettano nell'attenzione. Si dilettano nell'attenzione, nel senso che c'è un gusto nell'attenzione che è gratificante per chi lo pratica. Ma finché non si fa questa esperienza, uno pensa che sia gratificante lasciare andare la mente in libertà, ma la mente in libertà non è in realtà libera, può andare solamente dove è già stata. E normalmente, siccome è un po' come la lingua che batte dove il dente duole, normalmente lasciando la mente in libertà finisce che la mente va in quelle zone che suscitano memorie o ricordi, o non so, comunque situazioni sgradevoli, e poi uno si rattrista. Ed è per questo che la disattenzione, il lasciare la mente vagare, noi lo chiamiamo la pillola blu. È perché porta al blues, porta all'autocommiserazione, porta, soprattutto porta alla prevalenza dell'argomento che volevo trattare con voi questa sera, che ancora sono i cinque ostacoli. E per me è molto importante, specialmente per preparare quelli che tra voi verranno a ritiro,
che cominciate a familiarizzare con questi five Panchanivarana. In realtà uno dice cinque ostacoli sono ostacoli per la meditazione. No, sono ostacoli per la vita. Tutta la vita è danneggiata, è intralciata da queste cinque tendenze. In India li hanno chiamati anche i cinque ladri. Sono i cinque ladri di attenzione. Se noi permettiamo a questi cinque ladri di rubarci la nostra attenzione, il risultato può essere devastante. Cioè devastante. Per inquadrare bene questi cinque, noi dobbiamo anche pensare, possiamo anche pensare, che quelli che vengono chiamati gradi di risveglio sono in realtà gradi di libertà da questi cinque. Allora, quali sono questi cinque? Ve li ricordate? Tutti e cinque nascono dalle tre radici degli atti insani. E le tre radici degli atti insani, vi ricordate, sono l'avidità, l'avversione e la nescenza. Quando, non solo quando siamo in meditazione, ma durante tutta quanta la nostra giornata, noi siamo distratti da queste cinque tendenze. Secondo me è giusto la definizione che ne aveva dato la mistica cristiana, che non ne ha classificati cinque, ma ne ha classificati sette. È un diverso modo di vedere la stessa cosa. Quando li chiama sette vizi capitali, perché sono vizi mentali, proprio come il vizio del fumo, come il vizio del bere. Cioè la nostra mente si abitua e si incallisce nella ripetizione di una determinata attività che è nociva. Per questo sono vizi, classificati come vizi. Poi, nella, diciamo, cosa popolare sono diventati sette peccati capitali, ma non sono peccati, sono proprio inclinazioni della mente che a forza di essere incoraggiate, coltivate, diventano delle abitudini che è difficile scalzare. Allora, lasciamo perdere i sette peccati capitali, i sette vizi capitali. Rimaniamo con la nostra classificazione. Sono cinque interferenze, ma che interferiscono in tutto. Interferiscono soprattutto con la chiarezza mentale, interferiscono con la serenità, interferiscono con la pace dello spirito. Se noi vogliamo essere tranquilli, in pace, sereni, contenti, abbiamo bisogno di liberare la nostra mente, no, da questi cinque, perlomeno in una certa misura. Allora, dicevamo due, uno di questi viene dalla radice dell'avidità ed è Kamachanda. Voi sapete, Kama è il dio del desiderio dei sensi. Quindi non è solamente il desiderio sessuale, ma è qualunque desiderio di gratificare i sensi. La cosa è un po' più ampia. Nella mistica cristiana era diviso in due, c'era la lussuria, che è più o meno il desiderio di gratificazione sessuale, e poi c'era la gola come desiderio di gratificare il senso, appunto, la gola. Ma non c'è solo questo. Noi, qualunque senso può essere usato per diventare una dipendenza. Noi possiamo diventare dipendenti
che ne so io, proprio dal cibo è molto facile, no? Ecco, quando noi durante stiamo svolgendo un compito qualsiasi e interviene questo desiderio di gratificare i sensi, allora si tratta di Kamachanda. Kamachanda che è spesso paragonata, se noi pensiamo la mente come uno specchio d'acqua che vorremmo mantenere limpido per poter vedere sul fondo, allora Kamachanda è come tutta una serie di colori, lacca, colori brillanti, colori attraenti, che ricoprono lo specchio d'acqua. Si vedono solo i colori, non si vede più l'acqua. Il Buddha definì Kamachanda come prendere un prestito, no? Noi cedendo alla gratificazione immediata, è come se prendessimo un prestito. Non so, per esempio, decidiamo di alzarci e dalla cosa e mangiare un dolce, però quel dolce poi lo dobbiamo pagare. Non lo so, poi dipende. Io, per esempio, se dovessi mangiare un dolce, poi dopo avrei delle conseguenze, avendo delle intolleranze, per esempio al lattosio, le cose di questo genere. Quindi devo stare attento a quello che mangio, perché se no ho delle conseguenze. Ma questo va bene per le persone che hanno qualche disordine alimentare, non disordine alimentare, disfunzione, come me che sono diventato intollerante al lattosio, ma in realtà riguardano tutti, qualunque cosa facciamo. Se noi per esempio cediamo all'impulso di andare a bere una birra, la birra poi ci apporta sonnolenza e quindi beviamo la birra per darci una gratificazione immediata e poi dormiamo e così ne abbiamo due, no? Distrazioni invece che una. Non so se questo esempio sia calzante, però il Buddha diceva proprio questo, cioè cedere alla gratificazione immediata è come prendere un prestito. Nel momento in cui lo prendi ti sembra vantaggioso, ma poi dopo devi pagarlo. Devi ripagare il prestito. Un altro secondo è Vyapada. Vyapada è la malevolenza, l'irritazione, l'avversione. Quando noi siamo infastiditi. Questo succede non solo durante la meditazione, ma durante tutta quanta la giornata. Noi osserviamo, vediamo le cose, qualcosa ci infastidisce e ci cadiamo dentro. Non siamo così accorti da pensare, dire se io adesso permetto a questo pensiero di fastidio, di produrre in me una reazione, in realtà mi rovino la pace mentale, ma non ci interessa. Non c'è. Noi proprio, siccome non l'abbiamo sperimentata la pace mentale, non abbiamo quella indicazione di volerla conservare. Se non abbiamo soldi in tasca, non abbiamo bisogno del portafogli. Quindi, ciò che sarebbe importante è utilizzare il tempo del ritiro per fare esperienza della libertà da questi ostacoli. Questi due primi in particolare sono abbastanza facili da vedere e da riconoscere. L'attaccamento, il desiderio, le voglie, le avversioni, i fastidi. Sono abbastanza semplici. Più difficili sono gli altri tre, che derivano tutti e tre dalla medesima radice, moha. Moha che è l'ottenebramento, la
lo stordimento mentale. Quando tutti i veli di Maya si frappongono, che non siamo più lucidi, siamo. Allora c'è Tinamida. Tinamida è la sonnolenza, il torpore, ma è anche l'acidia, cioè malavoglia, la noia. Tinamida è come avere a che fare con una superficie d'acqua piena di erbe acquatiche, neanche troppo gradevoli a vedersi, tutte queste alghe piene di insetti che non si può vedere il fondo. Quando noi siamo preda dell'acidia, l'acidia è quella cosa che è una sorta di pigrizia mentale. Sappiamo che cosa ci farebbe bene, ma lo rimandiamo. Ecco, la procrastinazione, per esempio, è già un effetto di tinamita. Non lo faccio adesso, ci sono, lo farò dopo. Adesso dop, diceva mio nonno in romagnolo. Adesso dopo. Era una procrastinazione. Noi siamo degli artisti nel procrastinare, però questa procrastinazione viene a nostro detrimento e non a nostro vantaggio, anche se ci sembra in quel momento. È un po' la caratteristica di tutti questi cinque impedimenti. Ci sembra in quel momento di avere un guadagno, ma in realtà la perdita susseguente è molto maggiore del guadagno che ci sembra di ottenere cedendo lusinga dell'ostacolo. Quindi, due radici, la avidità e avversione li abbiamo visti. Questo è Tinamida. E Tinamida è come dicevo, l'acidia, la malevolenza, la malavoglia, la sonnolenza, il torpore, la noia. C'è tanta gente a cui piace essere sempre annoiati, ma non stanno bene. La persona annoiata vive una vita veramente a scartamento, a ridotto. Come va? Non lo so, sono annoiato. Non aver paura, tanto la morte arriverà prima o poi a liberarti da tutta questa noia. Se non vedi niente di cui, come dire, avvantaggiarti per il fatto che sei vivo, stai pure annoiato. No problem, come diceva anche Morpheus, se vuoi restare così come sei, basta che ti tieni la tua pillola blu, bye bye. Però se tu vuoi veramente trarre il massimo, no? Da questa vita, se vuoi fare veramente un'esperienza che sia pienamente soddisfacente, allora quella che ti serve è la pillola rossa. Ma la pillola rossa vuol dire impegnarsi in uno sforzo cosciente per stare attento. Allora, un altro ostacolo è che è il contrario della noia, eccetera, è l'agitazione, l'irritazione, quella condizione in cui non si riesce perché si è troppo presi da qualche. Se troppo agganciati a qualche cosa, potrebbe essere un rimorso, potrebbe essere una preoccupazione per il domani, potrebbe essere un senso di colpa. C'è niente da fare. Qualunque cosa facciamo, ci saliamo e siamo lì con questa che si chiama audacia cuccuccia. È come avere a che fare con l'acqua mossa dal vento o dalle cose. Sì, l'acqua si muove e non si riesce a vedere il fondo. Quindi quante volte noi
siamo distratti dal nostro compito, che può anche essere un compito, diciamo, mondano, quotidiano, da pensieri, sensi di colpa, rimorsi, cose che riguardano il passato o preoccupazioni che riguardano il futuro. Siamo talmente assorti in queste cose che non riusciamo a prestare attenzione al momento presente. Udaccia cucuccia. È il quarto di questi ostacoli. Chiamarli ostacoli è persin fuorviante, perché sono realmente vizi della mente. E non è che uno dice adesso lo metto da parte e l'ho superato. No, no. Per perdere un vizio, si sa che il lupo perde il pelo, ma non il vizio. E noi siamo quel lupo. Noi ci cadiamo e ci ricadiamo e perdiamo il pelo, ma non perdiamo il vizio. E il vizio, permettiamo a questo vizio di continuare a derubarci della possibile ricchezza che potrebbe venire a noi dalla pratica dell'attenzione cosciente. E a questo punto arriviamo all'ultimo, no, di questi. L'ultimo, ma non in ordine di importanza, perché sono tutti quanti ugualmente importanti. L'ultimo di questi impedimenti, di questi vizi della mente, è vicichiccia. I primi orientalisti, Rice Davis, che poi avevano ripreso gli studi che erano stati fatti da antichi missionari, per lo più cristiani, eccetera, eccetera, hanno identificato vicichiccia con il dubbio riguardo agli insegnamenti del Buddha. Ma questa è una grossa topica, è un granchio colossale. Il Buddha non ha mai preteso la fede, cosa che invece veniva pretesa dai gesuiti. La fede è la prima cosa, no? Non c'è salvezza senza la fede, è importante che tu creda. Invece nel buddismo questa cosa non c'è. L'importante è che tu pratichi nel buddismo. E allora praticando vedi tu stesso quello che ti giova e quello che non ti giova. E allora che cos'è questa vicichiccia? È l'incertezza. Vicichiccia nasce da un conflitto che coltiviamo dentro di noi tra una parte del nostro cervello e l'altra. Cioè, il nostro pensiero, il cogito, dice qualcosa, magari dice adesso medita perché è importante che tu mediti, perché... però dentro di noi c'è un'emozione, l'amigdala, suscitatore di emozioni, che non va mica tanto d'accordo con quello che sta dicendo la neocorteccia, manas in pali. E allora l'amigdala, che è citta, dice no, no, no. E quando c'è un conflitto tra citta e manas, vince sempre citta. Perciò noi ci ritroviamo ad essere preda delle nostre emozioni, anche se il nostro cervello ci dice tutt'altro. Ricadiamo in quel paradosso, no, che diceva San Paolo. Non faccio il bene che voglio, ma faccio il male che non voglio. Questo è vicichiccia, conflitto tra la mente e il cuore, cioè tra manas e citta, cioè tra la neocorteccia e l'amigdala. O medusa, video meliora proboque, lo dico in latino perché è così che l'ho imparato, deteriora sequor. Ovvero, io vedo le cose giuste e migliori e le approvo, do il mio consenso. E poi che cosa faccio? Seguo le cose peggiori, pratico il peggio, vedo il meglio ma pratico il peggio. Questa è vicichiccia. È un'incertezza ed è una titubanza che nasce da un conflitto interiore. Non è il dubbio sugli insegnamenti del Buddha. Ricordatevelo, è importante questa definizione. Non la trovate sui libri. Di solito sui libri trovate la definizione di Rice Davis, che dice dubbio, scettico. Ma assolutamente no. Direi che lo scetticismo antico, anzi, era molto vicino all'atteggiamento che suggeriva il Buddha.
Se non potete dare pieno consenso a una cosa, sospendete il giudizio. E la sospensione del giudizio è una pratica che non è esplicitamente definita in questo modo, ma che fa parte del bagaglio del praticante buddista. Sospendere il giudizio è necessario perché ci consente di osservare i cinque ostacoli. Se noi siamo sufficientemente attenti, se noi siamo sufficientemente presenti al momento presente, alla realtà di questo istante, allora possiamo renderci conto di cosa accade e possiamo sospendere il giudizio, cioè possiamo notare. Ah, questa è bicicchiccia. Sospeso, fermo. E noi notando in che modo queste interferenze, questi ostacoli, questi impedimenti sorgono e sorgono in ogni momento della giornata, cominciamo a conoscere noi stessi. Non so se perché. Non so se è arrivato anche Luca stasera. Sì, lo vedo. Luca qualche sera fa, proprio in uno di questi webinar, pose una domanda e la domanda era: quali sono i quattro retti sforzi? I quattro retti sforzi si applicano proprio ai cinque impedimenti, ai cinque vizi. Potremmo dire che sono dei vizi capitali. Se noi siamo in qualche modo prigionieri, siamo prigionieri di queste tendenze mentali, di queste cinque, che si ripetono e si ripetono tutti i giorni. Per questo sono vizi. Non è che una volta capito che cos'è bicicchiccia, noi siamo liberi da bicicchiccia, eh? Perché è come aver capito che cos'è l'appendicite, ma finché non ci facciamo operare non siamo guariti dall'appendicite. Non dico appendicite perché mi è venuta in mente quella, insomma. Qualunque malattia. È un vizio. E la nostra mente purtroppo ha questa tendenza a drogarsi, cioè la tendenza dipendenza, crearsi una dipendenza. Non ci sono solo queste dipendenze grossolane da cui poi noi ci rivolgiamo ai gruppi di sostegno per esserne tirati fuori. Ci sono delle dipendenze che noi ci continuiamo a portare dietro perché non le riconosciamo come tali. E queste cinque dipendenze, questi cinque sono cinque dipendenze che noi ci portiamo dietro fino al pieno risveglio. I cinque ostacoli si superano totalmente, i cinque impedimenti si superano totalmente solo con il pieno risveglio. Pensate un po'. Quindi non è un insegnamento così, di una sera. È una pratica di una vita avere a che fare con questi pancha nivarani, nivaranami, plurale, pancha nivaranami. Dicevo a Luca, Luca chiedeva in realtà, questi quattro sforzi in che cosa consistono? Il primo sforzo è tenere la mente libera da che cosa? Da questi impedimenti, da questi accussala, perché sono tutti oggetti mentali non sani. Il primo sforzo, retto sforzo. Il secondo sforzo, retto sforzo, è mantenere. Primo, liberare la mente da questi. Il secondo, mantenere la mente libera da questi. Il terzo è invitare stati profittevoli, sani. E quarto, mantenervi questi stati sani e profittevoli. Kusala.
Quali sono i 36, gli stati profittevoli? Sono i 37 fattori di risveglio. Quindi abbiamo 5 akusala contro 37 fattori di risveglio su cui lavorare per tutto il periodo di ritiro. Nella prima sera, la prima mattina in cui verranno date istruzioni al ritiro, io ritornerò su questo perché siccome ci tengo che voi facciate, utilizziate bene questi 10 giorni di pratica, ci tengo che facciate una buona esperienza, la migliore possibile. Non so se continuate a vedermi, ma forse dovrei orientarmi di più verso la luce, non so, oppure se vi va bene così, continuo anche in questo modo, nella questa luce caravaggesca. Va bene così. Ok, grazie Luca. Va bene. Ok. Vogliamo passare 5 minuti così di silenzio e una ventina di minuti, dai, di silenzio. Osservando noi stessi, il versante esterno, dove succedono tante cose. Io sono qui all'aperto, c'è il cielo che si sta rendendo sempre più scuro. È una serata dolce. E poi c'è il versante interno. Il versante interno ci interessa soprattutto per vedere che cosa succede, ciò che accade nel versante esterno, che effetto ci fa all'interno, se in noi ci sono delle reazioni, se si suscitano delle emozioni. È in questo modo che noi studiamo noi stessi. C'è il versante esterno, con tutti i suoi stimoli, oltre 50.000 stimoli al secondo. Non ci arrivano tutti, grazie al filtro costituito dall'attenzione selettiva, ma comunque sia, una grande quantità di stimoli ci arrivano e noi con la pratica siamo invitati ad allargare questo filtro, a tenerlo più aperto possibile, senza consapevolmente filtrare nulla, filtrare il meno possibile. Lasciare che tutto arrivi e sospendendo il giudizio su ciò che ci arriva, senza permettere alle percezioni che ci arrivano dall'esterno di suscitare delle reazioni emotive interne.